Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neppure uno di essi cadrà a terra, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando proprio quello che Gesù ci ha appena detto. Sia lodato Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore, cari fratelli, perché ci vuole santificare, ci vuole deificare. Dio vuole vivere in noi, si vuole manifestare in noi, cari fratelli. Si vuole manifestare in noi con la sua santità, con la sua forza. E vedete, cari fratelli, Dio ci vuole rendere forti, ci vuole rendere coraggiosi. Il Vangelo di oggi, ma anche la prima lettura, ci parlano proprio della necessità del coraggio, della fortezza. Nella Bibbia si parla in diversi punti proprio della necessità del coraggio. Nel libro di Giosuè Dio dice proprio a Giosuè: tu dunque sii forte e molto coraggioso. E ancora: sii forte e coraggioso.
E ancora a Giosuè viene detto: solo sii forte e coraggioso. E di Davide si dice: ecco, ho visto il figlio di Jesse, il Betlemita, egli sa suonare ed è forte e coraggioso. E ancora nel libro dei Numeri si dice: siate coraggiosi e portate i frutti del paese. E ancora nel libro di Giosuè: non temete, non spaventatevi, siate forti e coraggiosi. Ci sono tanti insegnamenti biblici che ci invitano a essere forti e coraggiosi, cari fratelli. Vediamo, ecco, in Dio la perfezione della forza, ma dobbiamo vedere, vedete, anche in Cristo la perfezione della fortezza e del coraggio. Vedete, come dice San Tommaso, è un atto di coraggio affrontare la morte inflitta da altri per il bene della virtù e per evitare il peccato. Ovviamente si parla della virtù vera, attenzione bene, eh? Invece dare la morte a se stessi per evitare delle sofferenze ha una parvenza di fortezza, ma in realtà non si tratta di vero coraggio, bensì di una certa debolezza, incapace di affrontare la sofferenza. Vedete, affrontare la morte come hanno fatto i santi, come ha fatto Gesù, appunto per la verità, per il bene della vera virtù. Quindi per combattere il peccato è una cosa santa, ma non ci dobbiamo uccidere, certamente. Sant'Ambrogio diceva: le anime grandi sono dotate di fortezza, la quale da sola difende la bellezza di tutte le virtù, custodendo la giustizia e combattendo con una guerra implacabile tutti i vizi, instancabile nelle fatiche, coraggiosa nei pericoli, insensibile ai piaceri, essa schiva l'avarizia come una debolezza che toglie il vigore alla virtù. E ancora lo stesso Sant'Ambrogio dice: proprio del coraggioso, quando un pericolo minaccia, di non chiudere gli occhi, ma di guardare innanzi, andando incontro al futuro, quasi esplorandolo dall'osservatorio della mente, per non dover dire in seguito: mi è capitato questo perché non pensavo che potesse succedere. E ancora c'è una bella, ecco, c'è un bel insegnamento che ci dà San Tommaso: la fortezza ha il compito di rendere l'uomo fermo nella virtù contro i pericoli, specialmente contro i pericoli di morte e in particolare contro quelli che capitano in guerra. Ora è evidente che nel martirio l'uomo viene reso stabile nella virtù mentre non abbandona la fede e la giustizia per gli imminenti pericoli di morte che lo minacciano, specialmente da parte dei persecutori, in un certo quale combattimento. Da cui le parole di San Cipriano: la moltitudine piena di ammirazione ha visto questo combattimento celeste, essa ha visto i soldati di Cristo rimanere immobili per virtù divina, con libertà di parola e mente incorrotta. Vedete, il martirio è un atto di fortezza. La fortezza ci mantiene fermi nelle virtù contro i pericoli, specialmente contro i pericoli della morte. Vedete, continua San Tommaso dicendo: nella fortezza si possono considerare due cose, il bene in cui l'uomo coraggioso viene rafforzato e poi la fermezza stessa per cui egli non cede a coloro che vogliono impedire il bene suddetto, e ciò costituisce l'essenza della fortezza. Vedete, il Signore, cari fratelli, ci mette davanti agli occhi tanti esempi di vera fortezza. Innanzitutto nella croce del Signore, la sua fortezza straordinaria è un modello per noi.
Ma vedete, dobbiamo guardare anche l'esempio che ci viene dai martiri, questi uomini che hanno dato la vita per Cristo, appunto sono stati forti nella verità, sono stati forti nella vera virtù anche di fronte alla morte. Vedete, stavo leggendo in questi giorni il martirio di San Giustino, come, ecco, noi abbiamo dei testi che ci presentano proprio questo martirio, ed è impressionante il coraggio, la franchezza di quest'uomo dinanzi al pericolo di morire. Dinanzi al pericolo di morire, è straordinario come San Giustino sia rimasto forte, non abbia ceduto. Abbiamo proprio gli atti del martirio dei santi Giustino e dei santi Giustino e compagni. Bene, vedete, il Signore rende forti i martiri nella prova suprema. Vedete, quando arriva il martirio, in certo modo le forze del male si scatenano, cercano i nostri nemici, i nemici di Cristo, cercano tutti i punti deboli nostri per farci rinnegare Cristo. Sappiatelo bene questo, noi lo vediamo proprio, lo abbiamo visto e lo vediamo anche nei nostri tempi. Appunto abbiamo sentito di tanti cristiani che sono stati messi di fronte a sofferenze, a pericoli, a situazioni, ecco, di fronte alle quali era facile cedere, e purtroppo in queste situazioni normalmente ci sono persone che cedono, Però vedete, se noi apriamo il cuore al Signore, se noi ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, restiamo forti anche nelle situazioni di maggior dolore, nelle situazioni più estreme. Nel nostro breviario abbiamo uno scritto che presenta la storia del martirio di alcuni santi che sono morti martiri in Giappone. Ed è bello leggerla per vedere proprio come il Signore vuole rendere forti anche noi. Piantate le croci, fu meraviglioso vedere in tutti quella fortezza alla quale li esortava sia padre Pasio sia padre Rodriguez. Il padre commissario si mantenne sempre in piedi, quasi senza muoversi, con gli occhi rivolti al cielo. Vedete, cari fratelli, fratello Martino cantava alcuni salmi per ringraziare la bontà divina, aggiungendo il versetto: mi affido alle tue mani. Anche fratel Francesco Blanco rendeva grazie a Dio ad alta voce. Questi sono martiri, sono crocifissi, sulla croce pregavano. Fratel Consalvo a voce altissima recitava il Padre Nostro e l'Ave Maria. Il nostro, guardate, mentre erano crocifissi, questo santo Paolo Micchi, vedendosi innalzato sul pulpito più onorifico, cioè sulla croce, per prima cosa dichiarò ai presenti di essere giapponese e di appartenere alla Compagnia di Gesù, di morire per aver annunciato il Vangelo e di ringraziare Dio per un beneficio così prezioso, il martirio. Quindi soggiunse: giunto a questo istante, in questo istante, penso che nessuno tra voi creda che voglia tacere la verità. Dichiaro pertanto a voi che non c'è altra via di salvezza se non quella seguita dai cristiani, perché questa mi insegna a perdonare ai nemici e a tutti quelli che mi hanno offeso. Io volentieri perdono all'imperatore e a tutti i responsabili della mia morte, e li prego di volersi istruire intorno al battesimo cristiano. Vedete,
la fortezza di questo santo davanti a tutti lo portava a predicare Cristo e a perdonare pubblicamente, cari fratelli. Vedete, i santi martiri tante volte manifestano in una maniera così potente la grandezza di Dio. E poi, sentite, si rivolse quindi ai compagni, giunti ormai all'estrema battaglia, e cominciò a dire loro parole di incoraggiamento. Sui volti di tutti appariva una certa letizia. Guardate, erano crocifissi eppure erano pieni di gioia, perché andavano appunto a incontrare Gesù. Vedete la fortezza di questi santi. Il momento della nostra morte, cari fratelli, specialmente se il Signore ci chiamasse al martirio, può essere un grande momento di evangelizzazione, un grande momento di testimonianza della nostra fede. Signore ci vuole rendere forti. E vedete che tante volte, proprio in questi momenti, appunto, della morte dei cristiani, le persone, vedendo questa testimonianza meravigliosa della morte di un cristiano pieno della forza del Signore, a volte tante persone si convertono, cari fratelli. Vedete, il Signore ci vuole rendere forti, ci vuole liberare dalla paura. Purtroppo vedete che tante volte noi possiamo cadere, lasciarci prendere dalla paura, però sappiate bene con chiarezza che il Signore ci vuole rendere coraggiosi, il Signore ci vuole liberare dalla paura. Vedete, la paura non viene certamente da Dio, dobbiamo certamente temere Dio, ma la paura non viene da Dio. Dobbiamo temere Dio, ma la paura che ci porta appunto a fuggire, che ci porta a non comportarci secondo Cristo, che ci porta a fuggire, ecco, vigliaccamente il martirio, la paura che non ci fa essere forti come Dio vuole, cari fratelli, non viene dal Signore, è una tentazione che dobbiamo combattere coraggiosamente, combattere con la preghiera, combattere con gli strumenti che il Signore ci dona, il segno della croce, combattere con la comunione spirituale, con l'atto di dolore, prendendo forza dal Signore proprio per essere testimoni di Cristo fino alla fine. E vi raccomando ancora una volta, confessatevi spesso, prendete la comunione degnamente, perché proprio dalla comunione, quindi io dicevo anche la comunione spirituale, presa degnamente, distaccandosi dal peccato, soprattutto dal peccato mortale, e poi la comunione sacramentale presa appunto degnamente, liberi dal peccato mortale, vedete, ci donano questa fortezza grande, proprio per affrontare anche il martirio più terribile, con la forza di Dio e vittoriosamente, cari fratelli, ricordiamocelo bene, il diavolo ci vuole portare ad essere deboli, ci vuole spingere a una paura che Dio non vuole. Invece, cari fratelli, dobbiamo trionfare, dobbiamo vincere. Il Signore ci vuole rendere vittoriosi. E concludiamo ringraziando il Signore per quello che vuole fare nella nostra vita, già in questa messa lo Spirito Santo vuole scendere in noi proprio per renderci coraggiosi, per liberarci da ogni paura, per renderci veramente santi, per donarci il santo timore di Dio. Vedete, dobbiamo temere non gli uomini, non appunto le cose di questo mondo, ma dobbiamo temere soltanto Dio, dobbiamo
temere soltanto Dio. Questo il Signore vuole realizzare in noi. E per questo ringraziamo il Signore con le parole che la Madonna ha elevato proprio per lodare e benedire Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora, guidati da questo stesso Spirito, rinnoviamo la nostra professione di fede. Io credo in un solo Dio.